Questo è un podcast di parole e musica dell'Istituto Comprensivo di Bariano. Si intitola Note dal fronte. Ricordi, papà, che fantastica giornata è stata quella? Il cielo era luminoso della mia felicità ed io ero entusiasta all'idea di diventare grande. Di buon mattino mi hai portato con te. In quello spazio insolito distinguevi in modo ancora vago forme, colori e materiali, ma tu mi hai preso per mano e mi hai mostrato gli strumenti. Li hai descritti con precisione e hai addirittura permesso che li toccassi. Mentre mi insegnavi il mestiere, ti brillavano gli occhi d'orgoglio ed io imparavo a conoscere la responsabilità. Non avrei desiderato un modo migliore per festeggiare il mio compleanno. Poi la sera hanno bussato alla porta e un brivido, funesto presentimento, è salito su per la schiena. Hai aperto l'uscio piano, bisbigliavi. Le tenebre si sono appena insinuate in casa, che subito le hai cacciate indietro. Stringevi una lettera in mano e sei caduto in ginocchio, serrando i pugni. Non sei passato a darmi la buonanotte, non più. Sospiro, a dire il vero singhiozzo, e una lacrima che scotta mi riga il viso. Non me ne importava nulla, erano tutte vuote quelle parole. Fissavo le pagine dei libri e niente mi rimaneva in testa. Anche le bacchettate sopportavo a denti stretti. Quel pomeriggio, al termine dell'ennesima punizione, sono uscito dall'aula sbattendo la porta. Ero infuriato e non avevo altro desiderio che correre e urlare il mio tormento. Invece qualcosa ha arrestato la mia foga. Un'esclamazione di stupore, fogli sparsi e matite per terra. Molto bene, avrei scatenato la mia ira contro qualcuno. No, invece il mio sguardo imbronciato si è posato sulle onde d'oro di un mare turchino e il mio cuore contratto si è sciolto. È stato in quel momento che ho capito cosa significasse perdere la testa per qualcuno. Non so per quanto tempo sono rimasto imbambolato a fissarti, tanto che, nonostante io ti avessi travolto, tu mi hai domandato se stessi bene. Non ricordo se ti ho risposto, forse ho balbettato qualche scusa e mi sono offerto di riaccompagnarti a casa. Ti ho aiutato a raccattare quello che di tuo giaceva alla rinfusa,
Ad un tratto ci siamo chinati contemporaneamente e le nostre fronti hanno cozzato. Quante risate! La mia cotta per te era cominciata col botto. Descrivere la tua bellezza sarebbe riduttivo. Chiunque avrebbe potuto confonderti con un angelo sceso dal cielo e decantare le tue lodi. Quando lo facevo io, mi rimproveravi e arrossivi anche. Ti mettevo in imbarazzo, mi ripetevi come fosse una cantilena, ma intanto ti deliziavi dei miei complimenti e mi guardavi di sottecchi lusingata. Cosa mi incantava di te? Eri studiosa e appassionata. Precisa e puntuale. Avevi sempre un libro tra le mani, ti sprofondavi in quelle pagine e ne riemergevi con mille fantasticherie. Note dal fronte è un podcast dell'Istituto Comprensivo di Bariano, nato da un'idea di Alessandro Stella e Francesca Ghisletti. La voce è di Francesco Brescianini. I brani sono suonati da Elena Carminati, Fabio Ferrari, Fatu Guglie, Gabriele Lanzini, Diego Piana, Amira Zuir, Janat Badan, Anna e l'Arca, Maria Grazia Francavilla, Andrea Leonardi, Anna Signorelli, Paren Joal Singh, Dia Bassir, Sesis, Alessandro Gastoldi, Marcia Isha Gomez Gano, Ouzairo Watat, Maria Vittoria Rodolfi, Alessandro Stella. Il testo nasce da una condivisione di idee, emozioni e riflessioni dei ragazzi di prima B. La copertina è di Alice Fakeris. Il disegno è di Leonardo Ferri.
Editing di Elena Carminati, Alessandro Stella. Mastering di Valerio Baggio.